Ho avuto una testimonianza di un paziente curato da Rita Cutolo. Rapporto della medicina ufficiale nei riguardi di quello che la signora Cutolo fa. Sentiamo cosa ne pensano i medici. I pazienti parlano di miglioramento, in alcuni casi perfino di guarigione. Si tratta solo della suggestione collettiva di chi non ha più nulla da sperare o di una reale capacità che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare. Il professor Franco Franco è libero docente in clinica, patologia, semeiotica, chirurgia d'urgenza all'Università di Cagliari ed è stato primario chirurgo all'ospedale di Treviso. Lei ha conosciuto Rita Cutolo e soprattutto è stato testimone di guarigioni miracolose? Mi chiamò la Cutolo per farmi osservare una ragazza di 16 anni, la quale era stata nefrectomizzata per un pionefrosi tubercolare a destra ed era portatrice di una fistola renale a sinistra. Era in condizioni francamente disperate e questa ragazza era in dialisi. Con un trattamento della Cutolo cominciò a presentare un accenno di diuresi spontanea che in breve tempo divenne autosufficiente. Fu un caso francamente clamoroso di recupero. Insomma, si sottrasse questa ragazza alla dialisi che prima era costretta a fare. Il dottor Mario Rogheto, chirurgo, specialista in gastroenterologia all'ospedale di Pesaro. Io conosco la signora da circa 2 anni e in questi 2 anni ho potuto seguire 5 pazienti che lei mi ha inviato, affetti 4 da morbo di Crohn e 1 da colite ulcerosa, che sono delle malattie infiammatorie dell'intestino. Io quello che posso dire è che questi pazienti hanno avuto sicuramente un periodo di benessere da quando sono seguiti dalla signora e questo benessere si mantiene nel tempo nonostante che almeno 3 di essi sicuramente abbiano sospeso ogni altra terapia farmacologica. Rita Cutolo ha una tensione emozionale, è una dimensione direi trascendentale della sua materialità che le permette di tradurre al ricevente, non chiamiamolo più paziente, questa carica dimensionale, emozionale, energetica che la Cutolo espande. Qual è secondo lei il ramo della scienza che dovrebbe indagare sulle facoltà di Rita Cutolo? La fisica dei quanti di luce. Dottor Rogheto, lei personalmente crede che Rita Cutolo sia dotata di facoltà, per così dire, straordinarie? Una domanda difficile. Io personalmente credo di sì, anche se dal punto di vista medico sicuramente devo essere molto cauto. Rita Cutolo questa sera è con noi. Grazie Rita di essere venuta. Quante persone al giorno la vengono a trovare? Non lo so perché... È molto emozionata Rita e ha fatto anche un grande sforzo per venire qua. Io ringrazio di essere venuta e cercherò di farla parlare poco, pochissimo. Volevo soltanto sapere quando comincia la sua giornata, molto presto? Alle 9 di mattina. E lavora fino a che ora? 4, 5. Quindi sono tante le persone su cui lei, come dire, fa questo lavoro di imposizione delle mani. Le costa molta fatica fisica farlo? No. No, solo concentrazione. Preghiera verso il Padre. Prega e impone le mani. Accanto a lei ci sono delle pazienti. Signora, il suo nome? Mandelli Vano. Ecco, lei che cosa ci può raccontare? Perché è andata da Rita Cutolo? Io sono andata da Rita Cutolo per diversi motivi. Uno era che mi hanno scoperto un prolasso della valvola mitralica e della valvola tricuspidale. Al cuore? Al cuore, ecco, ora sentiremo il professore. Quindi prendevo dei farmaci e avrei dovuto essere sottoposta a una plastica, cosa che io non ho mai fatto ed è passato dopo la cura di Rita Cutolo. Ho avuto problemi anche alla testa perché ho un microadenoma all'ipofisi, purtroppo non operabile, quindi da tenere sotto controllo. Ho avuto, parlo così perché ormai sono spariti, un carcinoma al seno sinistro e soffro di ernia del disco bilaterale. Io sono andata da Rita che non camminavo. Purtroppo ero costretta a usare dei farmaci antidolorifici e antinfiammatori, addirittura 4 al giorno, fino ad intossicarmi. Mi hanno dovuto stendere sul letto di Rita perché io non riuscivo più a muovermi. Io avevo perso la sensibilità della gamba destra. Io dopo la prima seduta da Rita Cutolo mi sono alzata con le mie gambe, non ho più avuto niente, non ho più avuto dolori, non ho più fatto farmaci e da allora non ho più preso niente. E la gamba si è ripresa, la sensibilità ha ripreso completamente dalla gamba.